Volterra, gioiello nel cuore della Toscana, 3.000 anni di storia. La città di Vento e di Macigno, oggi candidata a capitale italiana della cultura, festeggia uno dei compleanni più importanti nella compagine delle sue attrazioni. Dal 1820 il Teatro Persio Flacco regala cultura, arte e spettacolo. L'Accademia dei Riuniti, storica fondatrice del teatro, ha voluto, con il suo presidente Davide Arcieri, celebrare i due secoli dell'istituzione culturale più longeva della città. Oggi come allora, il teatro prosegue la sua attività. Oggi come allora, celebra il bello che resta infinito e perpetuo. Oggi come allora, la dedizione di accademici e sostenitori rende fruibile questa magia. E l'amministrazione ha fatto un bellissimo lavoro nel pensare a Volterra capitale della cultura. Ipotesi che, lo dico con molta chiarezza, io sostengo, fra le tre città toscane, non vi nascondo, ma lo dico pubblicamente, che proprio in Volterra, capitale italiana della cultura, vedo una vocazione di 2000 anni che merita questo titolo. È fondamentale nella Toscana vedere ancora una fondazione che riesce a esercitare nella rispettiva città di riferimento un ruolo così importante come esercita la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, non solo nelle attività culturali, ma nelle attività sociali, nelle attività sanitarie. Pensate alla collaborazione che vi è nell'Ausilium Vitae con quello che è l'istituzione pubblica di riferimento. E vi è necessariamente anche un modo di pensare a quello che è l'animazione culturale della Toscana, che vive il patto di rilancio per la ripresa, e chiaramente il teatro ne è punto di riferimento fondamentale. Però, anche se sfasato di un'ora e mezzo, ma all'occasione di ricordare i 200 anni del Teatro Flacco di Volterra, io ci volevo essere, e vi ringrazio davvero di cuore, perché è un messaggio forte per tutta la Toscana. Questi sono i 200 anni dalla istituzione, dalla costituzione del Teatro Persio Flacco. Lei, presidente, si ritrova testimone attuale a dover un po' appunto essere il testimone di questa storia, di questi lunghi due secoli. Quindi ci può parlare del significato del teatro all'interno della città e anche all'esterno della città? Ma parto dalla fine. Abbiamo appena ricevuto la visita del presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, che ha espresso parole veramente significative per quella che è l'importanza di un teatro nella città e del Teatro Persio Flacco, con i suoi 200 anni, accostato ai principali teatri della regione. L'eredità dell'Accademia dei Riuniti è un'eredità importante, soprattutto per il significato che deve avere, perché il teatro senza le persone dentro è una scatola vuota. Il teatro, se ha anche la massima rappresentazione artistica e non c'è nessuno che lo viene a visitare, non è niente. Quindi il teatro come luogo di aggregazione, l'Accademia dei Riuniti su Volterra, un'espressione antica che perpetua la sua missione, che è quella della manutenzione del teatro e anche di offrire alla città occasioni di svago e di cultura. La Fondazione crede nel Persio Flacco, no? Quindi, anche perché rappresenta una grande realtà, una grande istituzione, un'importante istituzione per la città, quindi i 200 anni mi auguro che siano i primi 200 anni, no? Quindi che si possa proseguire, ancora più sviluppare, ancora più incrementare. Abbiamo visto una svolta nell'ultimo anno, pur ostacolata da cose note, mi auguro che con il superamento di questa difficoltà
sanitaria possa ripartire a breve una programmazione, un'attività che possa coinvolgere ancora di più e sia di soddisfazione e di utilità per la città e per la cultura della città, quello senz'altro. Nella nostra Volterra, che invece diciamo, manifestava ancora un fermento culturale piuttosto rilevante, nacque Perzio il 4 dicembre dell'anno 34 e gli furono imposti i tre classici nomi tipici dell'onomastica latina, Aulo, Perzio, Flacco. In modo particolare il cognomen, cioè il terzo nome, questo Flacco, che solitamente denotava o una caratteristica fisica o si riferiva a una professione, diciamo, che il personaggio svolgeva, un membro della sua famiglia. Ecco, flaccus in latino vuol dire flaccido, fiacco. La visione di Perzio è una visione, direi, anche piuttosto moderna. In un certo senso mi verrebbe quasi di dire, se non dico proprio uno sfondone, ecco, però con una sensibilità quasi pre-cristiana. I priori, dovendo rifare le finestre del della sala del consiglio, ecco, a maestro Gaspare Vetraio commissionano di realizzare, appunto, sulle finestre della sala del consiglio, quattro illustri personaggi della Volterra dei primi secoli, e cioè San Lino Papa, Perzio suo contemporaneo e le sante Vergini e Martiri Attinia e Greciniana, che tra l'altro sono ancora oggi le patrone dell'Accademia dei Sepolti, sorella maggiore dell'Accademia dei Riuniti che stasera ci ospita. Il teatro, se non c'è nessuno dentro, è una scatola vuota, quindi ecco perché ha bisogno della gente. I testimoni che siete voi qui in questo momento sono quelli che devono agevolare questo processo di riavvicinamento al teatro. Io chiudo dicendo due cose. Una, Volterra nei numeri che abbiamo consuntivato nella passata stagione, paragonandosi all'Istat del 2018, anziché su una stagione normale, ma fermandoci a febbraio, può dire che due volterrani su tre sono andati a teatro. Abbiamo fatto 6.500 biglietti, 5.500 venduti, con le associazioni, ringraziando tutti. L'Istat dice invece che un italiano su tre va a teatro, quindi Volterra probabilmente ha un germe che va coltivato. Seconda cosa, io ringrazio e la continuità, abbiamo chi dal passato ha fatto tanto per il teatro, chi ci ha lavorato, il ringraziamento quindi a questa evoluzione che passa per i soci, a chi ci aiuta a recuperare lo stato di difficoltà finanziario, economico e a ripristinare quello che è la produttività, se si può usare questo vocabolo che attiene più alle aziende che alla banca, e poi a tutti voi. Sicuramente faremo un'assemblea, ci sarà modo di ringraziarci maggiormente e qualche spazio a chi ora ci presenterà qualcosa, un po' di pazienza. E per me una gioia presentarvi il maestro Francesco Gabellieri. Simone Migliorini, che nella sua ricerca storica ci dà una pista.
oggi mostrami colui il mio suolo e che sacrata è la memoria io leggo di quel sommo cantor concittadino al cui severo rampognar solealo per la sciva popolar licenza tingersi di vergogna il Lazio e Roma quando maestra di civiltà virtude sposar sua voce a non corrotta lira egli solleva in non venal teatro. Or che un nome mi invade, io prendo augurio di nuove glorie alla città che a Persio diegli eccelsi natali, inclita terra, sempre cuna d'eroi, io ti saluto. E voi, progenie illustre, alti magnati, che alluti della patria e dal decoro di quell'arti sorelle, onde famosa vanne l'Itala Atene, emuli e prodi, questo alzaste alle muse augusto tempio, quivi vedrete nell'età venture nuovi allori educarsi e addio Danfrido intessersi per voi nuove ghirlande. Io penso che diciamo, una istituzione come questo qui del teatro, ecco, sia formativa per tutta la città, sia un servizio alla comunità, specialmente con iniziative anche diciamo, teatrali, liriche, con qualche anche incontro culturale, qualche conferenza. Anche noi quando abbiamo qualcosa di grande veniamo qui e meno male che abbiamo questa struttura. Ecco, per cui io sono contento di questa celebrazione, di questo anniversario, di partecipare, anche se appunto, ripeto, siamo un po' mortificati, ma è la situazione generale. Si spera che le cose possano cambiare per tutti ed evolversi, perché abbiamo bisogno tutti del teatro. Noi siamo già pronti con un cartellone che partirà da ottobre fino a maggio. Diciamo, l'anno scorso era improntato sul spettacolo musicale, quest'anno il nostro tema, il nostro soggetto sarà la commedia. E quindi avremo insomma dei bei titoli, dei grossi attori, cantanti, eventi musicali, eventi strumentali, eventi di prosa, insomma ci sarà di tutto un po', eventi di danza come sempre che non ci facciamo mancare e soprattutto daremo ampio spazio, come ci piace fare, come abbiamo fatto anche l'anno passato, alle realtà del luogo, alle associazioni. Quindi anche se hanno insomma tante peculiarità, abbiamo a Volterra la danza, la musica, la prosa, insomma abbiamo tutto quello che può servire per rendere un cartellone accattivante e che spero voi vogliate condividere con noi.